Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Federico Chiesa, che ha rilasciato oggi in data 7 agosto, in tarda mattinata, un post su Instagram che ha, come sapete, insomma, dato un po' di scompiglio, un po' di dubbi, anche perché il dubbio viene nel momento in cui vediamo questo post, conoscendo quello che potrebbe essere, insomma, la trama, no, tra Juventus e Chiesa, e un video in cui si vede Chiesa che si allena col gruppo, quindi che va un po' in controtendenza con quella che è l'idea che Chiesa sia sul mercato. Ora, chiaramente né l'una né l'altra cosa spiegano nulla, però cerchiamo di ricostruire un po' il tutto dando un po' due tipi di viste che poi voglio confrontare con voi. La prima è il fatto che Chiesa stia giocando un po' con i tifosi per cercare un po' di consenso rispetto a una decisione che la Juventus ha già preso. Quindi la Juventus vorrebbe vendere Chiesa, l'ha messo sul mercato. Le motivazioni sono legate al fatto che Chiesa è in scadenza 25 e che un rinnovo sarebbe possibile solo le condizioni di Juventus, che andrebbero un po' a togliere un po' di peso dal contratto. E evidentemente Chiesa vuole un rialzo o il mantenimento delle condizioni. Le parti non si sono trovate e quindi è una questione di trovare una sistemazione per Chiesa che tarda ad arrivare e che quindi prolunga le tempistiche rispetto a rinnovo, non rinnovo, cessione, non cessione. D'altra parte abbiamo l'idea di che Chiesa invece in realtà, grazie a questo post, quindi un post che invece non è un modo per portarsi un po' di acqua al proprio mulino portandosi i tifosi da propria, quanto piuttosto una sorta di annuncio del fatto che Chiesa sta arrivando a un rinnovo con la Juventus, una sorta di spoiler, di anticipo: guardate, con questa foto, con questo bianco nero, vi dico, è fatta. Questa cosa qua è giustificabile non tanto con le parole, con i discorsi, ma col fatto che Chiesa era presente all'ultimo allenamento di stamattina, di pomeriggio, col gruppo, e quindi qualcuno, ma è stato reintegrato, si allena, quindi sicuramente si allena con la squadra, vuol dire che è stato reintegrato e che quindi si sono aperti gli spiragli di positivi di rinnovo. La mia umile opinione è molto più tenente al primo passo, perché anche a livello comunicativo ci si è capito negli ultimi tempi che Chiesa è sul mercato, Chiesa è fuori dal progetto, Chiesa, Chiesa, Chiesa fuori. Quindi da questo punto di vista dovrebbe essere successo qualcosa di particolare che non sappiamo per far cambiare idea a Juventus e Chiesa stessa, o che Juventus abbia ceduto le richieste dell'uno o che Chiesa abbia ceduto le richieste dell'altro. Se proprio devo dire, vedo più un Chiesa che cede le richieste, semplicemente perché Juventus in questa fase è molto veramente categorica con quelli che sono i paletti, le cifre. Vediamo come la Juventus sta tenendo un monte ingaggi importante ma molto dosato, proporzionato. Qui non è per un Chiesa che è reduce da un'annata non fantastica, che potrebbe cedere a certe tentazioni. Cioè, Chiesa in questo momento non ha il potere contrattuale per rivendicare qualsivoglia tipo di aumento, eccetera, eccetera, perché quello che abbiamo visto pre-infortunio è totalmente diverso dal post-infortunio, e lo sanno tutti, quindi penso che lo sappia pure Chiesa stesso. Quindi la vedrei difficile un rinnovo a condizioni pro Chiesa, quanto la vedo fattibile un rinnovo a favore della Juventus, quindi con dei paletti un po' più così prudenti. È molto difficile parlare di quale sia la chiave di lettura. Onestamente, io propendo, come detto prima, per la prima alternativa, tenendo conto che Chiesa non sta facendo, secondo me, un buon gioco, anche quello di eventualmente postare un post su Instagram per portarsi un po' di acqua al mulino. Lo vedo una cosa molto infantile, non degna di un professionista, che fa ballare insieme a una società di calcio milioni di euro. Quindi non è che stiamo parlando di chissà di spiccioli, parliamo di interessi di milioni di euro veicolati da post su Instagram. Questa cosa è una cosa che veramente non mi piace mai, che ultimamente purtroppo viene utilizzata da parte dei giocatori, soprattutto perché i social ormai sono una dinamica importante, ma che non mi piace. Poi potrei sbagliarmi, la mia seconda ipotesi potrebbe essere quella giusta: in realtà c'è stata una distensione tra Chiesa e Juventus e quindi si parla di rinnovo. Ripeto, fatico a pensare a questa cosa qua, ma la presenza di Chiesa nell'allenamento di gruppo mi pone veramente molti dubbi, e quindi diciamo che non voglio, come voi, espormi perché non sappiamo effettivamente cosa succede, ma staremo a vedere, perché secondo me nei prossimi giorni deve per forza succedere qualcosa da una parte o dall'altra. Siamo già al 7 di agosto, il campionato comincia fra 12 giorni. È chiaro che siamo veramente gli sgoccioli e poi la rosa deve essere confermata. E ricordiamoci che la posizione in uscita eventualmente di Chiesa è necessaria per le posizioni in entrata, cioè senza l'eccezione di certi giocatori considerati esuberi, le entrate non si finiscono. Quindi anche da Chiesa passa questa cosa qui. Staremo a vedere. Intanto aspetto i vostri commenti qui sotto per quanto riguarda la vostra chiave di lettura rispetto a quel post e a quello che sta girando in queste ore. Come sempre, Forza Juve, alla prossima. Ciao! You make me the fuck
vita, dimmi chi la chiude. Non mi diverto, senza il